Durante la notte, in piazza Municipio, davanti Palazzo San Giacomo, è stata vandalizzata la lapide in memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Ignoti hanno staccato la targa dedicata ai due magistrati uccisi dalla mafia, posta ai piedi dell'albero della legalità. La lapide è stata staccata dal basamento, ribaltata ed abbandonata a terra. A verificare la situazione si è recato il vice sindaco Mia Filippone ed immediato è stato l'intervento della Napoli Servizi che ha riposizionato la targa al proprio posto. Ma è successo che stanotte qualcuno ha rimosso la lapide, per fortuna l'ha solo ribaltata dal basamento sul pavimento. La lapide era integra, certo chi l'ha fatto? Forza erculea, perché sta lastra peserà perlomeno 300 kg, a detta degli operai di Napoli Servizi che, devo dire, sono intervenuti con una rapidità sorprendente e hanno ripristinato la normalità. Diciamo che non se n'è accorto quasi nessuno e questo per certi versi ci fa anche piacere. Noi abbiamo bisogno tanto di normalità, con un problema di educazione, proprio di rispetto, in primo luogo dei nostri valori, di valori che devono essere condivisi. Su questo bisogna lavorare ancora tanto, lavorare diciamo in normalità. Ecco, anche il Covid sicuramente ha peggiorato sia le relazioni interistituzionali, nel senso che le ha interrotte, ed è come se il lavoro che si fa dentro le scuole si fosse in qualche modo disperso. E poi vediamo se sono stati ragazzi, potrebbero anche essere stati adulti. Beh, però con i ragazzi abbiamo più tempo perché si può lavorare meglio e di più con loro.